et labora et lege. È la sintesi del programma di vita che San Benedetto ha espresso nella regola. Croce, aratro e libro sono i simboli, gli strumenti dello stesso programma indicati da Papa Paolo VI nella proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa. Nei secoli, contemperando quotidianamente meditazione, preghiera ed esercizio della carità con attività sia intellettuali che di ordine pratico, nei monasteri benedettini nacquero invenzioni e si svilupparono tecniche innovative, contribuendo al progresso umano in tutti i campi. Dai maestri delle lettere miniate per impreziosire i codici, agli artisti che hanno raccontato per immagini passi evangelici e parabole, fin sulle vetrate istoriate delle cattedrali gotiche, quanta arte nei monasteri. Nei monasteri, luoghi di spiritualità, di cultura, di contemplazione e cura del creato, fioriscono opere d'arte che esprimono una bellezza calma, gioiosa e piena di pace, continuazione dell'opera creatrice di Dio. Codici miniati, exultet e vetrate storiate ne sono un esempio. Nello scriptorium il compito sicuramente più appariscente, più artistico e di forte impatto visivo spettava ai miniaturisti. Le loro meravigliose creazioni sono autentiche opere d'arte che volevano riflettere la grandezza e la gloria di Dio. La parola miniatura deriva dal latino minium, il colore usato per riquadrare le pagine e per scrivere i titoli e le lettere iniziali dei manoscritti. Gli amanuensi lasciavano appositamente in bianco la lettera iniziale di ogni capitolo, affinché venisse poi miniata dai miniaturisti, il cui compito era quello di illustrare, illuminare ed arricchire il testo con fregi, decorazioni, cartigli e figure varie, con tutta la grazia ricca e delicata di cui erano maestri. Piccole e bellissime raffigurazioni di angeli, di santi o di scene della vita di ogni giorno, ma anche animaletti quali api, farfalle, scarabei e libellule erano i soggetti più ricorrenti. Per i codici più pregiati, le miniature erano arricchite da dorature in oro zecchino a 24 carati e preziosi pigmenti colorati. Con la tecnica della pittura all'uovo, utilizzando pigmenti di origine vegetale ed animale, nella nostra scuola è stata realizzata una copia dell'Exultet Barberini, canto liturgico che veniva eseguito la notte di Pasqua durante la veglia. L'Exultet veniva scritto sul lungo rotolo di pergamena che il diacono faceva scorrere giù dal pulpito, mentre ne narrava il contenuto. La caratteristica sta nel fatto che il testo è scritto nel senso di lettura del cantore, mentre le immagini miniate sono dipinte nel verso opposto a quello della parte scritta. In tal modo, mentre la pergamena scorreva, anche i fedeli che non conoscevano il latino colto potevano seguire la storia guardando le illustrazioni. Per illustrare i racconti della Bibbia ad una popolazione che era per la maggior parte analfabeta, la vetrata artistica si elevò a vera e propria forma d'arte. Due sono i principali fattori responsabili di questa evoluzione. Il primo fu il significato simbolico e mistico che veniva attribuito alla luce nella teologia cristiana. Il secondo è legato alla scoperta architettonica dell'arco a punta gotica. Lo scopo è quello di trasformare la chiesa in un vero e proprio libro di preghiera illustrato, attraverso le vetrate. Mentre la luce attraversa le finestre, i colori si mescolano all'interno, colorando la pietra, i volti e i corpi delle persone. Le vetrate quindi diventano rappresentazioni, esattamente come i dipinti o la scultura.